Popolo rossonero, popolo del bandito, buona serata. Abbiamo ascoltato le parole del mister, di ciao, l'ingresso in campo per tastare il terreno dello stadio del Dortmund e adesso ne parliamo insieme. Prima vi ricordo un like al video, mi raccomando, facciamo un record di live che mi fa crescere il canale perché gira, gira, gira. Campanella per le notifiche e ovviamente iscrivetevi, l'obiettivo è arrivare presto a 10.000 e vivere insieme l'accoglienza sonoramente forte che faremo a Gigi Donnarumma quando verrà a San Siro a giocare col PSG. Ma in attesa di incontrare il PSG, domani giochiamo col Dortmund. Il mister è stato ermetico in conferenza stampa, non ha voluto dire, diciamo, ufficializzare che il centrocampo sarà quello composto da Reinders, Musa e Pobega. Ha lasciato una porticina aperta per Adli, ma penso che sia più che altro pretattica. Ovviamente non ha svelato se sarà Reinders o se sarà Musa a schierarsi, diciamo, come play, come vertice basso del centrocampo a tre. Ha però, diciamo, fatto capire che a seconda delle caratteristiche che vorrà, diciamo, da quel giocatore, da quel ruolo, se vorrà più palleggio sarà Reinders, se vorrà più inserimenti sarà Musa. Vediamo, lo scopriremo domani quando scenderanno in campo probabilmente. Per il resto penso che la formazione sia quella che tutti ci immaginiamo, quindi con Maignan, con Calabria, Ciao, Tomori e Teo, il trio di centrocampo l'abbiamo detto, Musa, Reinders, Pobega, Pulisic, Giroud e Leao. C'è stato un interessante faccia a faccia, il mister ha preso sotto braccio Teo, se lo ha portato a spasso per il campo e ha parlato fitto fitto, stando ben attento a non essere ascoltato dalle telecamere, ha parlato fitto fitto con Teo. Da qui mi aspetto una grande partita. Noi, se vogliamo vincere domani, dovremo avere la grande prestazione di Teo, la grande prestazione di Leao e la grande prestazione di Giroud. Sono i tre da cui non possiamo prescindere. Poi sicuramente ci saranno tutti gli altri che ognuno dovrà fare il loro e farlo al meglio. Però, diciamo, per riuscire a segnare, per riuscire a portare gol, a portare gol, che è quello che ti fa vincere la partita, diciamo che questi tre saranno quelli che secondo me decideranno come usciremo da Dortmund. Mi sono visto alcune partite in questi giorni del Dortmund e devo dire che concede molti tiri. È una squadra che concede in media una quindicina di tiri a partita agli avversari in questo inizio di stagione. E quindi bisognerà essere cinici. 6-7 tra l'altro sono diretti in porta, quindi bisognerà essere cinici e quando avremo l'occasione, perché avremo l'occasione, non sono proprio ermetici difensivamente, lasciano abbastanza spazi, ecco lì speriamo di avere quella freddezza che non abbiamo avuto con Newcastle. Perché sono 3 punti che, se riusciamo a portarli a casa, peserebbero in una maniera incredibile per questo girone. Secondo me siamo superiori al Newcastle, anche se giocare là sicuramente sarà complicato, sempre complicato andare a giocare sui campi inglesi. E secondo me col PSG ce la possiamo giocare. Il PSG ha meno individualità e più squadra, però secondo me ce la possiamo giocare nell'arco delle 2 partite. Penso che, insomma, sono fiducioso, però dipende molto da domani. È chiaro che un punto ci lascerebbe in un limbo in cui dovremmo giocarci tutto contro il Paris Saint-Germain. Una sconfitta ci vedrebbe veramente in difficoltà. Una vittoria, secondo me, aprirebbe spazi e scenari molto importanti. Domenica, anzi sabato, scusate, da San Siro ho guardato molto bene e ho cercato di guardare un po' questo gioco
del Milan che tanto è piaciuto a Sacchi, devo dire la verità, anche a me il secondo tempo, infatti appena uscito dallo stadio ho detto un secondo tempo devastante. Ecco, c'era questo, diciamo, pressing alto, ma fatto senza posizioni statiche preordinate, proprio alla ricerca degli spazi, diciamo, in base agli spazi che venivano a crearsi. Questo provocava praticamente che noi avevamo sempre 5 giocatori in fase d'attacco, noi avevamo sempre 5 giocatori in fase d'attacco e questo è stato molto importante perché ha scardinato diciamo, quella tattica della Lazio nel primo tempo di giocare molto alta, quindi riducendo, no? Gli spazi, loro erano molto corti. Appena si sono allungati un attimino, ecco che il nostro pressing ha cominciato. Insomma, la partita è cambiata ed è stata decisamente a nostro vantaggio. Ma questo per dire cosa? Per dire che se abbiamo questa intensità anche domani, se riusciremo a essere così intensi dal punto di vista fisico e precisi, precisi sotto porta, precisi nella realizzazione, potrebbe essere una bella serata. Potrebbe essere una bella serata. Ovviamente. Quando giochi con questa, quando richiedi così tanto dal punto di vista della corsa, dal punto di vista del pressing, devi avere una buona gamba, devi avere la gamba che va, la gamba che gira. E il fatto di giocare così ogni tre partite, sicuramente a mano che si sommano i minuti, sicuramente questo viene meno. Quindi anche soprattutto magari nel finale di partita ci vorranno altre armi, ci vorrà anche poi l'intelligenza, la tattica, la compattezza, ci vorrà Magic Mike che dovrà essere il solito, dovrà essere il solito quando verrà chiamato in causa. Molti hanno sorriso oggi al fatto che il mister abbia messo questi audio diciamo dello stadio, no? Del pubblico, del tifo, del Dortmund, però io penso che male non faccia, magari non fa nulla, magari non serve a nulla, probabilmente non serve a nulla, però è segnale di pignoleria, no? Di cercare il pelo nell'uovo, di far capire anche ai giocatori che le pensiamo tutte pur di riuscire ad ottenere e le proviamo tutte pur di riuscire ad ottenere il risultato che vogliamo. Quindi mi sembra un buon segnale per i giocatori dal punto di vista psicologico, più che pensare che possa realmente servire a qualcosa. Anche se bisogna dire che noi che viviamo San Siro, noi che abbiamo vissuto San Siro domenica, sabato, scusate, insomma, qualcosina fa, il pubblico fa perché la squadra a un certo punto si è sentita letteralmente trascinata, no? Basta riguardare chiunque abbia rivisto la partita, può vedere come anche sullo 0-0 c'era questo tifo impetuoso che trascinava la squadra. La spingeva, no? In questo pressing, con questa determinazione. Ho visto anche cattiveria finalmente, cattiveria agonistica, ovviamente. Quindi sono tanti gli aspetti. Mi fa piacere che si sia pensato anche a questo. Non trovo che sia niente ho visto molta ironia, ma che dire, lasciamogliela fare, non ci interessa. Cioè, l'importante, ecco, è che i ragazzi abbiano colto lo spirito di questa cosa, cioè il fatto di essere pignoli, di essere precisi e di cercare tutti i modi e tutte le soluzioni per poter tornare da Dortmund. Mi auguro con 3 punti. Ma no, voglio pensare a 3 punti, non voglio pensare a un punto, voglio pensare ai 3 punti, perché abbiamo la possibilità di farlo. Dovremmo essere tonici, precisi, abbiamo un fuoriclasse che sicuramente loro non hanno, e questo è Rafa Leão,
se Rafaleao farà Rafaleao e tutti gli altri lo seguiranno, perché no? Se vi è piaciuto il video, un like. Ci vediamo domani mattina per la rassegna stampa. Forza Milan sempre, che dire, è la vigilia, si comincia a sentire vibrazione da Champions. Iscrivetevi, ciao ragazzi.